Allora Pietro, intanto grazie di essere qui con noi. I predatori, ci sono due famiglie agli opposti nel tuo film. Ecco, da dove hai preso tutto questo materiale narrativo? Ci sono dei personaggi che sembrano usciti dalla commedia all'italiana, ma anche da Raymond Carver, ci ho trovato queste somiglianze qua. Ma io credo che sono personaggi, è una storia di personaggi, quindi la storia la mandano avanti i personaggi, e credo che i personaggi poi per essere simbolici era fondamentale che fossero pieni di contraddizioni e che quindi non, e che anche il film lo fosse, e quindi che fosse anche una storia che assomigliasse alla vita in questo senso qui, e la vita non ha un genere preciso, quindi anche il film mi sembrava giusto che ogni tanto facesse ridere, ogni tanto potesse sembrare un film fesso, ogni tanto potesse sembrare un film disperato, ogni tanto potesse far commuovere. E i personaggi sono dei contenitori per esprimere la vita, fondamentalmente. Tutto qui, insomma. Sono sempre stato mosso da quell'idea. L'idea che fossero, come dire, che tutta la storia fosse occupata dai personaggi, e però allo stesso tempo che ci fosse una, come dire, una linea invisibile, che li muovesse questi personaggi, e che è un po' il destino, no? Perché è un film di coincidenze, però queste coincidenze poi sommate tutte assieme sembrano inevitabili. Ecco, parliamo un attimo invece della colonna sonora. Tu nel film hai collaborato con Niccolò Contessa di Cani, ma c'è un brano che è Areoplano, un brano un po' dimenticato. Perché questa scelta? Ma è perché quella è una canzone che, se io la sento, mi penso subito alla mia infanzia, a tutte le canzoni delle 883, e quindi la sentivo quando ero molto piccolo, molto semplicemente per questo motivo. Guarda, se ti dovessi dare altre risposte, mentirei. Era una canzone che sembrava anche molto giusta. Era incredibilmente cucita per quei personaggi, per le loro frustrazioni, per quel momento lì della storia. E anche per il montaggio della scena. Sì, ci sono quei colori, quella luce, Sì. la luce del semaforo verde e Sai che rossa. quella scena là era l'ultima scena del film? Tra l'altro l'abbiamo fatta a settembre, io il film l'ho finito ad agosto, mancavano due scene da fare a settembre perché c'erano degli scioperi. E quindi ci ripresentiamo a settembre, le giriamo. Era un camera car, abbiamo finito il giro, finiamo, era già quasi partito l'applauso, è finito il film, che bello, tutti a festeggiare. L'elettricista, per spegnere la luce rossa, si sbaglia e ne preme un'altra verde. Anzi no, scusa, le luci erano gialle, ne preme un'altra rossa. Io dico, ma cazzo, ma c'hai colori? Sì, c'è, fermi tutti. Giriamone un'altra con le luci soltanto rosse, come se loro stessero al semaforo. Allora abbiamo girato soltanto una con le luci rosse, loro tutti di rosso, e poi non c'era il verde. O perlomeno non si poteva. Non, sì, non c'era il verde, mi pare. E poi che cosa ho fatto? Poi dopo in color ho cambiato il verde in rosso a un certo punto. Ho invertito i colori. In teoria quello sarebbe sempre rosso. Poi a un certo punto abbiamo invertito i colori in color, così che sembra che il semaforo scatti. Come ultima cosa ti chiedo, I Predatori è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, enorme successo, hai vinto il premio per la miglior sceneggiatura. Ecco, il tuo pensiero a fine serata, quel giorno, qual è stato? Ho pensato, chissà per quanto ancora mi daranno la possibilità di esprimermi come voglio. Grazie, grazie mille. Grazie a te.